Ah, ma questa psoriasi proprio non mi passa. Ho sentito dire che è lo stress che è la causa, ma a me questo stress sembra che sia il coperchio che copre tutte le pentole, però non copre la psoriasi. Simona, tu che sei tosta, aiutami tu. Ci penso io. Guarda questo video. Grazie. Ciao amici di YouTube, oggi voglio raccontarvi qualcosa di me. Dovete sapere che mio padre era un grande medico. Anni fa aveva ricevuto il riconoscimento per i 50 anni di onorata professione ed era un bravissimo dermatologo. Aveva molto chiaro per esperienza le interazioni tra pelle stress, pelle intestino, pelle reni e ha sempre avuto un approccio, secondo me, olistico. Parlavamo moltissimo di questi argomenti e abbiamo collaborato per tanti anni. Quando aveva dei casi difficili, diceva ai suoi pazienti: o la riempio di cortisone e non voglio farlo perché conosco gli effetti collaterali, o la mando da mia figlia, che con la naturopatia potrà aiutarla. Perché non prova una strada alternativa? Così insieme abbiamo aiutato moltissime persone e poter fare questa esperienza insieme a lui per me è stato incredibile, davvero senza prezzo e gliene sarò sempre grata. Oggi voglio condividere un po' di questa esperienza con voi con una bella videopillola di naturopatia sul tema dermatologico della psoriasi. Voglio svelarvi come ridurre i sintomi di questo disturbo con le tre strategie naturali più efficaci. Vediamo quali sono. Sapevate che la psoriasi è collegata in maniera molto diretta all'alimentazione? La prima strategia riguarda quindi il cibo. Ci sono alcuni alimenti incriminati che sembrano aumentare le eruzioni. Eliminarli è utile non solo per la psoriasi, ma anche per ottenere un benefico effetto detox, che male non fa mai. Secondo la naturopatia, questi alimenti sono pomodori, agrumi, zucchero bianco, bibite gassate, farine raffinate e alimenti industriali perché sono tutti acidificanti, cioè spostano il pH dell'organismo verso un valore acido e provocano un'infiammazione interna che poi si riflette nella pelle. L'avreste mai immaginato? Ed eccoci alla seconda strategia. Come avrete capito, bisogna contrastare il pH acido interno. A questo scopo sono molto utili tutti i rimedi basificanti. E sapete qual è il più naturale di tutti? È facile. Acqua calda e limone, come spiego in questo video. Ma non solo, esistono anche integratori basificanti in forma di minerali citrati in polvere o in compresse da assumere soprattutto al mattino a digiuno. Per le dosi, leggete le indicazioni sulle confezioni. Prima abbiamo parlato di detox, ricordate? Bene, la terza strategia, secondo la naturopatia, è proprio effettuare una profonda depurazione. E gli organi più importanti da depurare sono due, il colon e il fegato. Il colon con il clistere casalingo, come spiego in questo video, e il fegato evitando l'alcol e assumendo dei rimedi erboristici, come descrivo in questo video. Eh sì, bisogna impegnarsi un po' per avere dei risultati. Del resto è sempre così, anche nella vita. Quando questi organi emuntori o depuratori sono liberi dalle tossine e non sovraccarichi, il corpo non è costretto a usare la pelle per portare le tossine verso l'esterno, causando le fastidiose eruzioni. È un po' come avere lo scarico della cucina otturato. L'acqua dovrebbe scendere liberamente e invece risale portando a galla tutti i residui. Visto che è possibile affrontare la psoriasi in modo naturale e per tante altre informazioni sulla salute naturale, basta iscriversi al mio canale. È facilissimo, basta un click, così. E attivate le notifiche.
Ricapitolando, bisogna evitare certi cibi, alcalinizzare l'organismo, depurare il colon e il fegato. E alla fine di questo video vi svelerò un altro segreto che potenzierà al massimo queste utili strategie. Queste indicazioni naturopatiche e altre per oltre 100 disturbi le trovate in uno dei miei 4 manuali di salute naturale, in particolare il manuale moderno di naturopatia, di cui metto le informazioni nell'info box qui sotto. Vi è piaciuto questo video? Allora mettete un bel mi piace, tanti mi piace, tanti nuovi video. E poi fate come me, diventate portatori sani di salute naturale. Condividete questo video con i vostri amici e se lo pubblicate sui vostri social potrete essere utili a molte persone. E ora ecco il mio consiglio potenziante. Se volete potenziare le 3 strategie che vi ho descritto, è importantissimo rallentare, prendere la vita con calma, fare un po' di meditazione. Anche solo 10 minuti bastano per contrastare lo stress, che è uno dei maggiori fattori acidificanti e concausa della psoriasi. Ricordate che la pelle non è solo un rivestimento, ma un organo, l'organo più esteso del corpo, e per questo bisogna averne sempre una grande cura, naturalmente. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Va bene la faccia, un po' schifata. Yes, but I'm a funny girl.